Buongiorno a tutti. Entriamo insieme in questo nuovo giorno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un nuovo giorno di vita ci è offerto. Possiamo seguirti, Signore, dove oggi sarai, nei sogni di pace, nel cuore degli uomini, nelle forme di bellezza, nei cuori assetati di te, nella dimora segreta del cuore, nella voce intima che indica la via, nel lavoro intenso, nella calma delle soste, nell'incontro dell'amico, nelle domande di amore. Rendici attenti, o Signore, agli incontri che oggi riempiranno la nostra giornata. Entriamo oggi nella terza settimana del tempo di Pasqua e ci accostiamo alla preghiera attraverso l'ascolto della parola. Siamo a pagina 83 del libretto e ascoltiamo i versetti 27 e 28 tratti dal capitolo 5 del libro degli Atti degli Apostoli. Il comandante con gli inservienti condussero gli apostoli e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi avevo espressamente proibito di insegnare in questo nome?» Per quanto possa essere alta o almeno visibile l'ostilità nei confronti del nome di Gesù, noi ritroviamo la tenace e serena compostezza degli apostoli, per nulla intimoriti dalle difficoltà che incontrano presso le figure di maggior prestigio della loro comunità. Sembrano niente affatto preoccupati, né si sentono limitati nella loro possibilità di testimoniare la buona notizia, perché si fidano di colui che hanno conosciuto e la cui parola sostiene le loro scelte e dà forma al loro cammino. Che bella una Chiesa che cammina così, con questa fiducia, riposta nella promessa del Signore e non nel calcolo misurato sulle proprie forze. Sono passati quasi 20 secoli, ma abbiamo ancora da imparare dalla freschezza genuina di questa comunità, povera di mezzi, ancora spoglia di teologie, senza confini ben definiti né segni di appartenenza diversi dalla fede in Gesù e dall'accoglienza del dono dello Spirito. Abbiamo ancora passi da fare e questo è certamente tempo opportuno, occasione nuova, rinnovata dalla Pasqua. Preghiamo insieme con le parole del Salmo 139. Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Affidiamo la nostra giornata al Signore con la preghiera dei figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Concludiamo ora questo momento insieme e chiediamo la benedizione di Dio amore per noi e per tutti i nostri cari. Possa la via crescere con noi, possa il vento essere alle nostre spalle, possa il sole scaldare il nostro viso, possa Dio tenerci nel palmo della sua mano. Prendiamoci il tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio ci dà. Prendiamoci il tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della felicità. Prendiamoci il tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendiamoci il tempo per amare con tanta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. E la benedizione di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Buona giornata a tutti.